33esima edizione di Intratevere Tarno, una tradizione aretina che si rinnova con quale spirito? Noi facciamo questo con lo spirito di stare insieme, di passare una giornata spensierata, di avere dei giovani con noi, di far conoscere Arezzo, il Casentino, tutte le nostre vallate, e quindi abbiamo tanta voglia di fare bene. Diciamolo, spieghiamo un po' anche le note tecniche, quando si svolgerà e di che cosa si tratta nel concreto? Si tratta domenica. E alle 8:30 la benedizione in piazza qui del Duomo, dopodiché si va con i pullman fino a Rassina, poi a piedi chi lo vuol fare si cammina verso Chitignano. Non è necessario fare 1 chilometro, 3 chilometri, 2 chilometri, scendono e i giovani fanno la corsa quanto gli pare, poi montano su pulmini, poi riscendono, e con questa filosofia arriviamo a Pieve Santo Stefano, dove ci sarà la conclusione della giornata con le due borracce che vengono buttate sul fiume, l'Arno e il Tevere, e che si conclude la cerimonia con la banda su di Pieve Santo Stefano, il ristorante, e quindi una giornata veramente bella che, ripeto, 33 anni è stata. Siamo quasi in agonia perché non abbiamo sostegno da nessuno, siamo 6 qui a lavorare, sono 5 perché io poi lavoro poco, e quindi non abbiamo sostegno, abbiamo soldi, non abbiamo neanche simpatia, oddio, da tanti sì, ma da qualcuno abbiamo anche simpatia, e quindi alla fine uno si rompe e dice ora basta, e così sa una cosa meno ad Arezzo, ma tanto siamo abituati, tanto fa una più che una meno. E noi abbiamo, grazie all'Orange Chimera, grazie alla formazione calcio giovanile femminile, grazie alla pallacanestro, grazie alla pallavolo, tutte società, grazie alla Petrarca che è rappresentata da Piero Ferruzzi, abbiamo tante di quelle persone, nei giovani particolarmente, e quello che ci preme è sviluppare nella mente dei giovani questa finalità dell'Intratevere Tarno, dell'unione, della fratellanza fra i popoli.